In un 2020 funesto, la data del 25 novembre rimarrà scolpita nella storia per la scomparsa di Diego Armando Maradona. Un colpo al cuore per tutto il mondo. Maradona è stato male tante volte, ma ogni volta ne usciva, come faceva sul campo, risultando invincibile. Una notizia che ha scioccato tutti, arrivata in un anno bastardo. Se ne va via un rivoluzionario, un campione, un artista che è diventato icona del calcio, dove ha vinto dove mai nessuno prima aveva vinto. In Argentina e a Napoli, quella città che oggi piange il suo eroe. Con quella maglia Diego è venuto anche a giocare al Via del Mare a Lecce e quelle gare negli anni 80 erano le sfide tra due campioni del mondo dell'86, Pasculli contro Maradona. E il campione argentino giallorosso ai nostri microfoni ha raccontato quel suo passato al fianco di un giocatore e di un uomo che passerà alla storia come qualcosa che rimarrà nell'immaginario collettivo, un dio ma con i limiti di un uomo. Sì, è venuto a mancare il numero uno, è venuto a mancare un amico, è venuto a mancare una persona che stimavo, una persona che un leader, un compagno, non riesco a trovare le parole per descrivere quello che sto provando in questo momento. Io ho avuto la fortuna di giocare con lui in Argentino Juniors a 20 anni e poi realmente l'ho affrontato da avversario a Lecce, compagno nazionale, compagno in stanza ai mondiali. Ricordo più bello, cioè, sono stati tutti più belli, no? Il mondiale dell'86, quando Bilardo, dopo aver fatto gol con l'Uruguay, Bilardo non mi ha fatto giocare, è stato lui a consolarmi, a darmi coraggio, a incitarmi ancora di più. Non ti preoccupare, tranquillo, dai, che vedrai che ti farà giocare di nuovo, dai, devi lottare. Perché questo Bilardo ha scelto così, perché per questa partita, però te tranquillo, mi devo incoraggiare, il numero uno al mondo, quando ho visto che stavo un po' giù, e questo mi ha dato ancora forza per stare, perché era, a parte di essere il numero uno, era un compagno, un leader, un trascinatore, ecco.